E io sono Andrea della Corte del Vento in Veneto e sono anche co-presidente di Rive. Io sono Riccardo e sono del Popolo degli Elfi e sono l'altro co-presidente della Rive. Parliamo del campo estivo. Il campo estivo ha il titolo Gocce di vita in comune, senza acqua non si rive. Il campo è iniziato già da tanto tempo, nel senso che l'organizzazione è partita da molti mesi, poi si è concretizzata nel precampo, dove 50 volontari sono venuti a preparare tutte le strutture e il necessario per il campo. È stata un'esperienza molto gratificante e che ha creato un gruppo solido che ha permesso poi di ospitare le altre persone nella maniera più consona. Il campo poi si è svolto attraverso workshop incentrati sul tema dell'acqua. Stiamo lavorando come al solito sui clan, quindi sui clan regionali, in maniera che le persone che sono più vicine regionalmente si conoscano. E abbiamo lavorato sul tema dell'acqua in plenaria, attraverso sia dal punto di vista filosofico sia dal punto di vista pratico, e stiamo terminando con una grandissima celebrazione finale con tutti i volontari e gli ospiti. E la cosa bella di questo campo è che arriva come il momento di massima celebrazione che abbiamo durante l'anno, ma in realtà il lavoro di Rive è sempre più spalmato lungo tutto l'anno, perché l'associazione si sta davvero ingrandendo. Quest'anno è un anno in cui abbiamo voluto chiamare a raccolta le comunità per condividere quello che possono portare, per cui siamo arrivati forse al massimo numero di soci comunitari che abbiamo mai avuto, perché siamo a 18 ecovillaggi, 19 ecovillaggi in costruzione e 17 progetti di ecovillaggio, per cui veramente dei numeri mai visti. E per gestire questa complessità stiamo anche cambiando modelli organizzativi. Abbiamo sempre avuto metodi decisionali consensuali che ci consentissero di essere tutti assieme, di fruire della nostra intelligenza collettiva. Adesso lo stiamo facendo con la via della sociocrazia piano piano, per cui per restare nella fiducia, nella trasparenza, nell'equivalenza e nell'efficacia, e poter veramente lavorare come un organismo complesso quali siamo. E come appuntamento prossimo, oltre ai campi che facciamo ogni 3 mesi, i momenti di incontro dell'associazione, abbiamo un momento che stiamo organizzando a Roma in collaborazione con il CONACREIS presso il Parlamento, il 26 di ottobre, per chiedere il riconoscimento delle comunità intenzionali a livello legislativo italiano, e speriamo che questo sia un buon passo d'inizio. Non tutto solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale stiamo facendo grandi cose. Nel 2019 l'incontro degli ecovillaggi europei sarà a Bagnaia, e quindi ci auspichiamo di portare anche questo mondo italiano degli ecovillaggi in mostra a tutta Europa.